La Meridiana Etna Soccer tiene testa al più quotato Real Mister Bianco e solo per un episodio esce sconfitta dal Seminara ad una settimana dal ritorno al successo, il secondo stagionale per 3-0 sullo Sporting Etneo. Tanto rammarico ma grande consapevolezza di poter affrontare quel che resta del girone di ritorno Under 15 provinciale con positività. Formazione in modulo 4-4-2, timoniere tra i pali, Guerra, Torres, Calise, Liotta da destra a sinistra, Carrasi, Catania, Niciforo e Testa in mezzo al campo, Aiello e Rinzivillo di punta. Carrasi, Aiello per Rinzivillo, di nuovo in possesso Aiello che scende a destra e prova a farla passare dalle parti di Rinzivillo che viene anticipato. Attento il Real, ma anche l'Etna Soccer fa del suo in difesa, non concedendo spazi. Qui buon lavoro, centralmente in copertura da parte di Guerra e subito dopo di Scalisi sul lato sinistro. Quindi danno manforte alla difesa Niciforo e Rinzivillo, qui liberando da calcio d'angolo ospite. Di nuovo attacchi dei padroni di casa, in particolare due corner di Testa, anticipati sotto rete nel primo caso Torre e Rinzivillo, nel secondo Guerra e poi dall'altra parte e dalla bandierina Niciforo col pallone che non passa. Al 20° punizione di Torre, Rinzivillo non ci arriva, ma in seconda battuta ecco Testa che calcia di sinistro, Murato. Poi tocca a Catania provarci su assist di Aiello, ma anche qui niente di fatto. La partita ristagna molto al centro del campo. Gli ospiti effettuano qualche tentativo da fuori, ma senza pungere più di tanto. Sino a quando al 28° colpiscono con Giordano, che riprende una corta respinta di timoniere sugli sviluppi di punizione da metà campo e fa 0-1. Un episodio questo, il primo, che costringe l'Etna Soccer a gettare il cuore oltre l'ostacolo per conquistare un risultato positivo nell'arco di tutta la ripresa. E dunque il secondo tempo inizia con una novità. C'è Tarlea in campo che rileva Catania e subito porge un assist a Rinzivillo, scarico su Niciforo che di sinistro da fuori calcia alto. Ci riprova poi il fantasista della Meridiana Etna Soccer, stavolta gira su palla inattiva Di Gregorio, fa il miracolo. E in contropiede qualche rischio viene smorzato da Scalisi che favorisce l'intervento di timoniere. Altro cambio della messa, al quarto d'ora entra Grillo al posto di Liotta, più là troverà spazio anche Fischetti. Niciforo ispira l'ennesimo pallone, Testa verso Aiello che conclude rasoterra senza apportare minacce. Cresce sempre più la squadra del duo Forti Ruscica che al 24° vede premiati gli sforzi. Rinzivillo si conquista una preziosa punizione da posizione decentrata nei pressi del limite. Batte Andrea Niciforo che all'ennesimo tentativo fa centro portando il risultato su un giusto 1-1. E il terzo gol stagionale per il numero 10 di casa che insieme ai compagni può addirittura sognare un sorpasso. Ma occhio a quel che accade al 30°. Il Real Mister Bianco usufruisce di un penalty per questa entrata fallosa con annessa qualche protesta di Tarlea e Torre ai danni di un avversario. Dal dischetto lo certo trasforma e fa 1-2 riportando avanti il Real. Vani gli assalti nel finale della Meridiana Etna Soccer che esce sconfitta e domenica attendrà il match con la Gimnica Scordia in trasferta. Durante la settimana ci siamo allenati duramente per conquistare 3 punti e infatti oggi sul campo si è visto, il mister è fiero di noi, abbiamo fatto una grande partita, siamo stati uniti, combatti, cattivi. Sì, siamo passati in svantaggio con un calcio piazzato, un gol così stupido, poi sempre con la grinta, il cuore e anima abbiamo pareggiato, però purtroppo un fallo che l'arbitro ha visto che non c'era, ci ha fatto perdere la partita. Archiviando questa partita, cosa vi aspettate dalle prossime partite? Allora, di allenarci intanto sempre bene, durante la settimana, di allenarci sempre con grinta, spirito di squadra e cercare di portare avanti questo gruppo. Con gli ultimi minuti ci hanno destabilizzato molto per un calcio di rigore che a parer mio non era da dare. Secondo te cosa si poteva fare oggi di più? Sottoporto dobbiamo fare meglio, dobbiamo essere più cattivi a centrocampo, che c'era molto differenza fra il centrocampo e fra l'attacco e la difesa. Ci allenavamo duro tutta la settimana e proveremo ad ottenere risultati ottimi.